In spettacoli, prima nazionale lunedì 27 aprile al Teatro Filarmonico, dove verrà portato in scena uno spettacolo di tango che avrà per protagonisti Michelangelo Zotto con la moglie insieme ai virtuosi italiani. Le musiche saranno dei più grandi compositori argentini, tra cui la leggenda Astor Piazzolla. Ma sentiamo Giovanni Vitacchio. Michelangelo Zotto è stato eletto tra i tre migliori ballerini di tango di tutti i tempi. Lei, la splendida moglie Diana Guspero, è la sua musa ispiratrice. Insieme danno forma e vita ad una delle danze più travolgenti e passionali che il ballo conosca. Da Buenos Aires a Verona, evocando suggestioni e atmosfere intense, figlia di un'Argentina che il 27 aprile si trasferirà eccezionalmente al Filarmonico per uno spettacolo che si preannuncia unico. Sul palco Zotto e la moglie, insieme ai virtuosi italiani e ai fantastici tango por tres, violoncello, bandoneon e pianoforte. Con Zotto e la moglie ballerà anche un'altra coppia, Pablo Moyano e Roberta Beccarini. Le musiche, non potrebbe essere altrimenti, saranno tra gli altri del maestro del tango, Astor Piazzolla, padre di Milonga Loca, Dios Nonino e Libertango. E ancora Ángel Villoldo, Anselo Aieta e Gerardo Rodriguez. È la prima collaborazione, poi una prima assoluta nazionale con Michelangelo Zotto, che è uno dei grandi interpreti del tango argentino, il tango storico, collaboratore anche con Astor Piazzolla, quindi direi che è un'icona del mondo del tango. Poi la nostra versatilità dei virtuosi italiani ormai credo sia nota, quindi vogliamo portare a Verona questa idea che abbiamo da tempo. Progetto totalmente autofinanziato, quello che verrà portato in scena al Filarmonico. Un gioco del destino, visto che 30 anni fa, quando nessuno credeva nel tango, Zotto decise di ipotecare il suo piccolo appartamento di Buenos Aires pur di dare forma alla sua passione. Il tango oggi è un protagonista in tutto il mondo e è la cultura di nostra terra, la cultura di un paese tan grande come l'Argentina, e quello oggi è ballare il tango, si balla in tutto il mondo, in Italia di più che in altre parti. Coreografie e regia sono firmate dallo stesso Zotto, creatore di uno stile personale, tradizionale e spettacolare allo stesso tempo. Dopo aver appreso il tango dai migliori maestri argentini, ha il merito di averlo diffuso, fatto conoscere e insegnato praticamente in ogni continente. Onore ora concesso anche a Verona.